E salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo unboxing che, come avrete capito dal titolo, si tratta di iPhone SE. Non perdiamo tempo e cominciamo subito. Perfetto, come potete vedere qua sotto non ho soltanto iPhone SE, bensì ho anche un iPhone 5S e un iPhone 6S per poter fare dei confronti dimensionali e di caratteristiche tecniche e effettivamente prestazioni sul campo. Ma prima un'ultima premessa, ragazzi, voglio ricordarvi che domani, ossia mercoledì 6 aprile, a Milano sarò a un raduno, al raduno di Andrea Cervone in Piazza San Babila alle ore 5. Quindi l'incontro iniziale sarà appunto alle 5 in Piazza San Babila, praticamente davanti alla chiesa. Se volete incontrare me o incontrare Andrea Cervone o comunque parlare con la community di appassionati che andrà al raduno, andateci appunto, potete seguire l'hashtag Andrea a Milano, qui sotto trovate il link del canale Telegram dell'evento, quindi venite numerosi anche perché potrei anche portare questo nuovo iPhone SE così ne parliamo insieme con i prodotti in mano. Ma abbiamo già perso fin troppo tempo, unboxiamo il prodotto, mettiamo un attimo da parte questi due iPhone che ci serviranno dopo e siccome molti di voi si sono lamentati che negli unboxing utilizzo coltelli affilati, lo unboxiamo con le forbici con la punta arrotondata. Se ruotiamo la scatola, come al solito, troviamo le classiche informazioni: taglio da 16 giga, esiste anche in taglio da 64 giga, ma non perdiamo tempo e rimuoviamo la plastica che sigilla il dispositivo. Ok, ed ecco la scatola nuda e cruda. Questa volta voglio andarci veloce senza perdere ulteriore tempo ed ecco il prodotto. Io ragazzi ve lo voglio far sentire questo suono, che è il classico suono della rimozione delle pellicole, che questa volta, come vedete, sono due, ragazzi, sono due pellicole separate. Devo dire che questo è il mio primo dispositivo oro rosa. Non mi dispiace, non è brutto. È vero, sono vere le voci che dicono che è più rosa che oro. Intanto mi sa che inavvertitamente l'ho acceso. No, non l'ho acceso. Perfetto, quindi questo è il prodotto. E la prima richiesta che uno potrebbe farsi è: qual è la differenza con iPhone 5S? Come faccio a capire se un iPhone è un iPhone 5S o SE? Molto semplice, perché iPhone SE innanzitutto sul retro ha la scritta SE, mentre iPhone 5S non ce l'ha, ovviamente. E poi, cosa che mi è stata fatta notare da voi, il logo dell'Apple su iPhone SE è più opaco. Comunque questo è il nuovo iPhone, lo mettiamo un attimino da parte e vediamo cos'altro si cela nella confezione, che tanto oramai lo sappiamo tutti. Troviamo ovviamente il classico libretto manualistica Apple con dentro il tool per rimuovere la scheda SIM e varie informazioni, libretti di istruzioni che tanto non servono mai. Dopodiché, ovviamente, troviamo AirPods, quindi auricolari e cuffie di Apple, caricabatterie da parete classico e cavo Lightning per lo scambio dati. Questa volta non vi spacchetto niente perché, come vi ho detto, lo dovrò restituire, quindi meno cose tocco, meglio è, tanto ho la casa che praticamente esplode di questi tre accessori. Quindi richiudiamo attentamente la scatola. E ok ragazzi, li abbiamo allineati tutti qui, iPhone 5S, iPhone SE e iPhone 6S. Tenterò di accenderli più o meno in contemporanea, magari tutti e tre insieme non ce la faccio, ma più o meno tutti in contemporanea. Ovviamente non è uno speed test che dovete prendere come oro colato, perché appunto non ho rispettato esattamente tutti i tempi. Considerate che poi iPhone SE è la prima accensione, mentre per il 5S è una delle tante, quindi probabilmente ci metterà meno tempo, infatti si è acceso prima, ma si è acceso praticamente allo stesso tempo di SE, e ultimo in classifica iPhone 6S. Quindi questo ci dice subito che quello con prestazioni migliori è SE, perché nonostante sia la sua primissima accensione, nonostante l'abbia acceso con qualche secondo di ritardo, è arrivato praticamente quasi pari al 5S. Ora mettiamo via questi due prodotti, facciamo velocemente la configurazione iniziale del dispositivo. Ok ragazzi, vi ho risparmiato il momento della configurazione perché oramai la conosciamo veramente tutti a memoria. iPhone SE configurato e pronto all'uso. Questo era soltanto un video unboxing, vi farò vedere proprio le cose principali. Innanzitutto è in grado, dalla videocamera posteriore, di registrare video in 4K oppure a 1080p a 60 fps, mentre a quanto pare la videocamera selfie è un po' scarsa. Lo vedremo, anche se comunque è una 1.2 megapixel, quindi la stessa di
iPhone 5S. Comunque ripeto ragazzi, questo era soltanto il video proprio di primo contatto con iPhone SE. Tutti i miei pareri e tutto quello che penso preferisco dirlo nella recensione completa che arriverà nei prossimi giorni. Quindi iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto per non perdervi questa e molte altre recensioni dei dispositivi. E soprattutto vi ricordo ragazzi di andare, di recarvi al raduno che ci sarà domani alle 5 in Piazza San Babila. Ripeto, in descrizione qua sotto trovate tutte le informazioni che vi servono. Detto questo ragazzi, io vi mando un grande saluto e noi ci rivediamo ad un prossimo video.